invece siamo in un cimitero allegro, detto, dove ciascuno quando muore lascia un messaggio allegro ai posteri e si fa rappresentare con una frase, con dei colori. È un modo di lasciare questa vita molto, molto allegro. Qui siamo ritornati nella nostra chiesa, stanno mettendo l'impianto di riscaldamento a pavimento. Attualmente hanno già anche coperto tutto con uno strato di cemento e hanno messo anche le finestre. Fra un po' metteranno lastre di marmo. E adesso possiamo, ecco, qui c'è l'altare che è stato sistemato nel presbiterio. Sul presbiterio verranno poi decorati. Qui stiamo nella cappella interna del monastero dove teniamo la messa della domenica per il momento, e abbiamo invitato per il Carmine tutti i preti ortodossi dei paesi vicini, perché facciamo un momento di preghiera insieme proposto da noi e poi un momento di agape a tavola. Ecco, qui siamo nel refettorio. È un modo molto semplice di essere ecumenici: prima l'amicizia e poi eventualmente la teologia, qui i nostri amici sacerdoti. Qui siamo nel bosco che è limitrofo al nostro monastero, dove si possono andare a fare passeggiate, molto bello. Poi ci sono dei laghi vicini, si passeggia anche a cavallo per chi è appassionato. Questo è il chiostro maggiore con l'abside della chiesa. Questa è la facciata della chiesa e l'entrata del monastero. Su quel tondo che si vede verrà pitturato, verrà il mosaico della Madonna del Manto. Qui siamo in un orfanotrofio dove andiamo di solito per animare questi bambini. Sono più di 50 e ci sono dei volontari che hanno formato un gruppo di laici che animano queste suore, e andiamo anche a dare formazione così spirituale per questi laici. Il problema più grande di questi orfanotrofi ormai è che non possono più prendere dagli ospedali bambini appena nati, li devono tenere, crescono, se non riescono a darli nelle famiglie in adozione, questi ragazzi poi diventano adolescenti e cominciano a creare problemi educativi alle suore o a chi li tiene. Qui un altro momento di una messa che riempie il nostro santuario. Abbiamo raccolto anche quest'estate molta paglia e la vendiamo, anche molto grano, facciamo la farina, poi abbiamo un frutteto, facciamo le marmellate, siamo quasi autosufficienti. E questo è il chiostro minore, il chiostro interno più piccolo, dove abbiamo le nostre, il refettorio, la cappella e al piano di sopra le stanze, così. E poi un altro aspetto della nostra attività è noi traduciamo e pubblichiamo i libri dei nostri maggiori santi carmelitani, Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, di Stein, Elisabetta della Trinità, e poi cerchiamo di diffonderli, di presentarli, in rumeno si dice il lancio del libro. Allora qui siamo in una città e stiamo presentando un libro. Ecco, questa è una visione del monastero nel chiostro grande con l'abside. Qui sono le uniche monache di clausura di lingua maghiara, come si dice, ungherese, e sono in una città della Romania, al centro della Romania. Siamo andati in visita a trovarle. Basta, allora vi ringrazio per l'attenzione, avete potuto avere un po' l'idea di quello che facciamo. E tra di noi c'è padre Luca Bulgarini, che da alcuni anni è presente nel nostro monastero vicino a Bucarest e che aiuta la comunità cristiana e cattolica di quella regione. Ecco, a lui lascio la parola per presentare questa nostra presenza carmelitana in Romania. Sì, noi siamo partiti nell'anno 2000 per la Romania, siamo stati invitati da una parola di Papa Giovanni Paolo II che chiedeva la nuova evangelizzazione soprattutto in Europa e nell'Europa orientale,
e noi carmelitani ci siamo orientati verso la Romania perché proprio là mancavano conventi della nostra congregazione, del nostro ordine. Il vescovo di Bucarest è stato l'unico, dopo aver indagato per tutta la Romania più di 4 vescovi, il vescovo di Bucarest ha permesso al nostro padre provinciale di collaborare nella sua diocesi. All'inizio c'è stata la proposta di fondare una parrocchia e poi invece noi abbiamo proposto come spiritualità carmelitana che era più congeniale fondare un centro di spiritualità, un monastero e un santuario mariano. E questa idea è piaciuta molto al vescovo. Sono passati adesso ormai 14 anni, io sono da 14 anni in Romania, ho visto crescere comperando i campi e poi le prime fondamenta della casa, poi le fondamenta della chiesa. Adesso siamo arrivati dopo 14 anni a completare tutto il nostro progetto ed è bello che non è rimasto solamente un progetto, ma è una casa viva, è la casa di Maria, come dicevamo nelle messe di oggi, un santuario mariano dove Maria permette a tutti di sentirsi figli di Dio ed è una cosa molto importante in Romania perché dopo il comunismo in cui le famiglie si sono disgregate, in cui la fede è stata mantenuta però in modo molto individualista per ovvi motivi, perché erano spiati, non si poteva manifestare pubblicamente la propria fede, ecco, questo luogo dà di nuovo movimento, scalda di nuovo il cuore della fede cattolica e permette ai cristiani, in famiglia insieme, di poter condividere momenti, di poter ascoltare conferenze, simposi e da noi vengono solitamente, fanno i campi estivi l'Azione Cattolica o altri movimenti cristiani, cattolici, Comunione e Liberazione, noi stessi carmelitani abbiamo delle famiglie che ci frequentano, vengono i focolarini per esempio e in estate abbiamo organizzato da sempre, ormai è l'8ª edizione, il pellegrinaggio carmelitano. Il 16 di luglio partiamo da 10 km di distanza da un paese e pellegriniamo a piedi per giungere poi al santuario nostro di Snagov. Snagov è la località dove abbiamo questo monastero a 30 km da Bucarest. La nostra attività di frati non si svolge solamente in monastero, attorno al monastero e come accoglienza dei gruppi, si svolge anche a livello nazionale, ci chiamano per conferenze, per animare messe e liturgie, per parlare dei nostri santi carmelitani. Ed anche, voglio ricordare, i nostri santi carmelitani sono presenti ancora prima che arrivassimo noi, soprattutto Santa Teresa del Bambin Gesù come statua e come venerazione presente in tutte le chiese cattoliche della Romania, insieme ovviamente all'altro santo che spopola, è Sant'Antonio da Padova. Però appunto questa devozione popolare manca di una profondità e allora sono arrivati i padri carmelitani che pubblicano i libri, spiegano la dottrina dei nostri santi. Io personalmente mi dedico abbastanza a questa attività della traduzione e della diffusione dei libri e della spiritualità carmelitana. Ci sarebbero molte altre cose da dire sugli usi e costumi della Romania e come tutto questo si entra dentro nella spiritualità carmelitana. Vi ringrazio dell'ascolto.